Amici di Cellulare Magazine, siamo sempre allo stand di Wico e per siamo intendo Lucio Prosperi e Ivan Paparella. Ciao, ciao a tutti. Questo è il Wico You Feel, uno dei nuovi modelli presentati appunto in occasione del Mobile World Congress. Un modello con display da 5 pollici, con sempre 2.5D, quindi questa bella curvatura che lo fa integrare bene nella scocca, risoluzione HD. Si tratta di un modello quad core con 1.3 GHz, coadiuvato da 3 GB di RAM e da 16 GB di memoria di storage. Però tra le varie caratteristiche ce ne sono due, Ivan, anzi tre, di particolare interesse. La prima sono la cover posteriore. Allora, io mi sposto un attimo perché ve le faccio anche vedere. Eccoli qua, e ritorniamo subito indietro. Ecco, che ha questo effetto mocchettina, sì, che ci piace molto. L'idea, sì. Ecco. E l'altro aspetto molto importante è la presenza del sensore di impronte digitali. Ecco, noi naturalmente non l'abbiamo potuto impostare, però una volta che è impostato consente appunto di accedere a determinate funzioni solo mettendo appunto l'impronta digitale sopra, e questo vuol dire che potete scegliere, ad esempio potete anche decidere nella gallery di avere una sezione con alla quale avere accesso solo con la vostra impronta digitale, dove mettere delle foto che poi decidete voi. Esatto, ecco. Esatto. E poi dopo, sempre con l'impronta digitale, naturalmente adesso non funziona, consente anche di fare lo swipe passando il dito sopra, una volta che l'avete impostato vi permette di tornare indietro, esatto, e andare avanti nell'applicazione. Fare lo scroll delle immagini anche se volete vedere dei contenuti. Esatto, parlando di immagini, bravo, che assist che mi hai dato, c'è la funzione della fotocamera. La fotocamera è da 13 megapixel. Vabbè, facciamola vedere un attimo, dotata di LED flash, e c'è poi una fotocamera anteriore anche da 5 megapixel, anch'essa dotata di flash. Ma c'è una magia, Lucio, c'è la magia, vai. Esatto, vedete, questa qui è l'inquadratura. Se noi invece schiacciamo questo tasto qua, non succede, no. Eccolo qua, scusate, e attiviamo la funzione dual view, tac, io e Ivan con i nostri bei faccioni appariamo qua, bellissimi, e è possibile quindi scattare in contemporanea una doppia immagine. Volendo è possibile anche fare lo switch, ecco qua. Eccoci, e così i nostri faccioni sono qui, e qui c'è l'altra cosa. Perché mi copri che poi sembro brutto? Ecco, così, perfetto. Così la foto è perfetta, perfetto, bellissima, okay. Allora usciamo. Che altro dire? Anche questo, come tutti i nuovi modelli della linea di Wico, ha sistema operativo Android Marshmallow 6.0. E che altro? Un piacevole, un po' tutta la nuova linea Wico sembra giocarsi queste carte della possibilità di personalizzare l'estetica e di alcuni tocchi di raffinatezza. Quella è molto carino questo. Guarda anche lo speaker, come una forma particolare. Particolare. Davvero degli smartphone interessanti e piacevoli da Wico, sì, a questo Mobile World Congress. Andiamo a cercarne di nuovi, Lucio. Andiamo, dai. Ciao. Ciao.